fiumi. Il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, convocato a Roma nella sede del MIBACT, al tavolo tecnico istituzionale per il centro storico di Cosenza, ha presentato al ministro Alberto Bonisoli un fascicolo di 42 pagine che racchiude la proposta per il recupero del centro storico di Cosenza. Si tratta della seconda fase del piano complessivo già avviato dall'amministrazione comunale in 7 anni di governo. Il sindaco Chiuto ha anche esposto al ministro Bonisoli, in una lunga e dettagliata relazione, il quadro strategico di valorizzazione corredato dalle schede specifiche di identificazione degli immobili da recuperare, i costi riassuntivi, le tavole grafiche e i relativi interventi. Per prima cosa abbiamo chiesto 30 milioni per il recupero di queste case che sono a rischio crollo, quindi che diventano di proprietà pubblica e che vengono poi destinati con canoni agevolati a studenti e a giovani coppie. Poi abbiamo chiesto anche di destinare 10 milioni di euro per gli edifici che sono di proprietà della provincia. Gli edifici comunali sono stati già tutti ristrutturati, recuperati, quelli della provincia vanno ancora recuperati, quindi abbiamo chiesto che 10 milioni siano destinati all'amministrazione provinciale perché possa recuperare questi immobili e destinarli a facoltà universitarie. Abbiamo anche indicato quali possano essere, per esempio diagnostica per i beni culturali, ingegneria civile, architettura, lettere con indirizzo artistico e culturale, ma anche altre facoltà e anche altri soggetti che si occupano di formazione e di università che sono nel centro storico. Penso per esempio all'Università Unipegaso, che c'è una sede nel centro storico. Quindi non solo studenti ma anche facoltà universitarie. In questo senso ho inteso proporre al Ministro di invitare anche i soggetti, cioè le università che sono sul territorio e quindi al prossimo tavolo credo che saranno presenti perché il Ministro ha accolto la proposta. Poi ho chiesto anche delle risorse per i progetti di messa in sicurezza e di rifacimento delle reti idriche e fognarie. Abbiamo sempre detto che c'è un problema legato allo scolo delle acque. Ebbene, noi abbiamo un progetto di circa 8 milioni di euro già al comune che prevede il rifacimento totale della rete idrica e fognaria, che adesso è unica, acque bianche e acque nere, invece questo progetto andrebbe separata, e quindi abbiamo chiesto le risorse per fare queste opere. Così anche per recuperare ovviamente i selciati e spazi verdi che sono adesso abbandonati, altri 5 milioni di euro. Poi il centro storico è un centro storico su un colle, quindi c'è grosse pendenze, ha problemi di accessibilità. Abbiamo un progetto qui al comune che riguarda anche la mobilità e l'accessibilità facilitata attraverso delle rampe, dei viali, dei corrimano che devono essere installati a queste pendenze per favorire appunto una migliore accessibilità degli spazi, ma anche percorsi meccanizzati, scale mobili, ascensori esterni. Ecco, abbiamo chiesto al Ministero di destinare una parte di queste somme anche a questo progetto di mobilità e accessibilità di un centro storico che ha problemi di accessibilità. Poi ovviamente pensiamo che sia importante anche puntare su chi abita nel centro storico, perché ci sono le persone che vivono e che hanno bisogno di risorse per ristrutturare la propria casa. Abbiamo chiesto al Ministro di destinare 20 milioni di euro per incentivi fino al 70% alle persone che vogliono adeguare sismicamente o anche ristrutturare la propria casa in modo tale da poter fare una manutenzione straordinaria, una ristrutturazione pur in condizioni difficili. Il Ministro su questo, insieme al capogabinetto del Ministero del Sud, mi ha chiesto tempo per verificare se questi contributi ai privati possano essere accolti, perché con questi fondi non è ancora chiaro. Io ho chiesto anche altri 5 milioni di euro da destinare a chi vuole esercitare attività imprenditoriale nel centro storico, cioè artigiani, commercianti, imprenditori che vogliono aprire delle attività turistico-ricettive, piccoli alberghi, B&B, incentivi, perché ovviamente chi va nel centro storico deve essere favorito. L'abbiamo già fatto in passato con la zona franca urbana, con gli sgravi sulle tasse comunali, con altri incentivi che abbiamo fatto a livello comunale. Questi altri 5 milioni potrebbero servire ad incrementare questi fondi. Quindi abbiamo dato un elenco di progetti già certi, concreti, che sono il frutto ovviamente di studi fatti negli ultimi 8 anni, che completano quindi un quadro complessivo, un'azione che è stata portata avanti dal Comune, che è un'azione
che tende ad invertire delle politiche attive per l'abbandono e il degrado come ci sono state negli anni 70-80 quando tutta la città è stata spopolata a favore dei comuni limitrofi in questa idea di città che si espande verso nord, verso l'università. Oggi noi vogliamo invertire questo processo, abbiamo già adottato un piano strutturale che è un piano di riqualificazione e di recupero e non più un piano di espansione come quelli del passato, abbiamo chiesto adesso al Ministero delle risorse su un progetto concreto che è frutto già di incontri con associazioni, con i soggetti interessati, della nostra attività così intellettuale e propositiva insomma sulla città. Ci sono delle opere, se noi realizziamo queste opere nei tempi previsti, non dimentichiamo che entro il 2021 dobbiamo già aver fatto i progetti, aver appaltato le opere e aver sottoscritto i contratti con le imprese affidatarie dei lavori. Se non facciamo questi, i soldi, come al solito, come è avvenuto nel passato, andranno perduti. Voglio ricordare che in questa città noi abbiamo speso circa 400 milioni di euro perché abbiamo lavorato in questo modo, con opere concrete. Quando sono arrivato io non c'era il ponte, se ne parlava da 20 anni, non c'era il planetario, non c'era la piazza. Sono tutte idee fantastiche, bellissime, ma se non si realizzano, perché non si attuano le procedure e non si spendono le risorse, e come sempre queste risorse vanno perdute, come è stato nel passato. Quindi non basta avere le idee. Le idee devono essere realizzate, perché altrimenti in Calabria, a Cosenza, non avremmo mai potuto spendere e utilizzare risorse che pure sono destinate per investimenti a questa nostra regione.